Buongiorno, io adesso sto facendo colazione e oggi vloggerò un pochino. E niente. Buono. Faccio allenamento, faccio un giro in bici e poi i vari esercizi. Sì, alla fine ho capito che prima devo riscaldarmi. Quindi per riscaldarmi faccio un giro in bici. È rientrato dal giro in bici e guardate chi c'è già a farmi le feste. Molly! Aia! Ciao! E Whisky! Ciao! Poi ho fatto un po' di allenamento per la spaccata, tipo poi vi mostro anche l'app se volete che uso. E niente, adesso ho fatto la doccia e non ho lavato i capelli perché i capelli li ho lavati ieri sera e quindi non li vado a rilavare oggi. Ho fatto la doccia per il corpo e vi dico che far la doccia con la disforia di genere è veramente uno schifo, un incubo. Di potermi operare al petto e togliere il binder finalmente. E niente, in teoria appena farò 18 anni vedrò come fare, probabilmente farò in Spagna perché in Italia i percorsi di transizione sono veramente da spararsi. Ve lo giuro, oggi c'ho lo sbrocco facile, veramente. Ah, non ho parole, non ho parole veramente. Non so perché io sia così arrabbiato. Ah, vabbè, mi metto a studiare. Così almeno mi rilasso circa. Postazione studio, computer, ho le cuffie così la gente non mi disturba e le cicale non mi sovraccaricano. Poi qua ho il quaderno, il libro di storia dell'arte, i pennarelli, questo container organizer e l'astuccio e uno steaming toys per concentrarmi che mia sorella mi ha rotto. Ho fatto tipo i vari schemi. Qua sottolineato, o meglio, devo ancora fare gli schemi, ma intanto ho fatto gli appunti e niente. E ho fatto anche tipo un pisolino, quindi sono anche tutto rincoglionito. Mi trucco per registrare il video sul glow up e niente, vi faccio vedere un po' come faccio. Qua ho questa cremina idratante. E tipo la uso a coso di fondotinta. Poi metterò un po' di blush, però prima un po' di cipria e un po' di mascara. Non farò un trucco troppo pesante perché non ho voglia. Ok, blush messo per finire, mascara. Niente, questo è il make up, devo dire abbastanza leggero. E io mi chiedo però una cosa, praticamente mi capita spesso di sentire ragazzi cisgender, tipo anche, non solo etero, magari anche gay o bisessuali o sempre comunque LGBT. Che però si lamentano magari che i ragazzi trans non possono toccarsi. E questo chi lo dice, scusami? Cioè, se ci sono dei ragazzi che comunque, qualsiasi sia il loro orientamento sessuale, si truccano, sono ragazzi cisgender, quindi che sono nati nel sesso, con il sesso maschile e si identificano come ragazzi, appunto.
Ma allora, se loro lo fanno, perché un ragazzo trans non potrebbe? Cioè, io non ci vedo nulla di diverso se lo fa un ragazzo trans rispetto a un ragazzo cis. Quindi, non so, posso capire magari di più la disforia di genere. Infatti nel mio caso a volte si ripresenta, quindi in quei giorni cerco di non truccarmi. Però comunque a me truccarmi piace, quindi continuerò a farlo sempre, anche quando prenderò gli ormoni, anche quando mi opererò, sempre, sempre. Comunque raga, io veramente... Avete presente che dicono di fare un pisolino di 20 minuti? Perché 20 minuti ti aiutano a recuperare l'energia dopo lo studio. Io ho dormito 20 minuti, però adesso ho più sonno di prima. Che cavolo. Il glow up è registrato, adesso sono qua in cucina che mi sono fatto un iced latte. Il problema è che mi si è sciolto il ghiaccio. Yeah. Ovviamente è molto buono. Cioè, ma io più che altro non capisco gli americani, le americane, eccetera, eccetera, che vanno ogni tipo spesso da Starbucks a prenderne uno. Ok, che magari ogni tanto ci sta. Però io mi chiedo, cioè io vedo che c'è gente che ci va anche spesso negli States. Però mi chiedo, non è un po' più, non è più economico farlo a casa? Non lo so veramente, però vabbè, ognuno fa quello che vuole. Poco vado a letto, intanto mi rilasso facendomi una bella maschera viso, intanto disegno. Buonanotte, vi voglio bene.